Prendersi cura del sorriso è una priorità per tantissime persone, non solo per i più giovani, ma anche per chi è in età avanzata. Ed anche se l'emergenza sanitaria ci costringe per molte ore della giornata ad indossare la mascherina, non si rinuncia a quello che è uno dei più importanti biglietti da visita nei rapporti con gli altri, il sorriso. Ma è anche una questione di salute. Ne abbiamo parlato con i dottori Giuseppe e Caterina Di Santi, degli studi medici di Santi di Atena Lucana. Ci hanno spiegato cosa si intende per implantologia dentale e illustrato le tecniche innovative. Oggi parliamo con il dottore Di Santi di denti fissi. Che cosa si intende per denti fissi? Beh, è l'aspirazione dei nostri pazienti di avere sempre la dentatura fissa, anche sia che manca un dente che mancano tutti. Ma obiettivamente questa aspirazione non sempre la possiamo rispettare, però c'è la tecnologia che ci aiuta molto. Denti fissi è quando poi dalla madre natura o per alcuni motivi patologici perde un dente e noi mettiamo i cosiddetti impianti. L'impianto va a sostituire la radice che è stata creata da bambini, insomma, c'era in bocca i denti. Persa la radice, non la mettiamo artificiale. Questa radice artificiale fa in modo che va a sostituire il dente mancante. Come si chiama la radice artificiale? Si chiama impianto. Sull'impianto mettiamo uno o più denti. Oggi c'è da dire che anche quando il paziente non ha molto osso possiamo fare la chirurgia guidata, possiamo mettere osso nuovo, possiamo anche pianificare con i robot come e dove andare a mettere questi impianti per poi fare l'estetica. A volte c'è la necessità anche da giovani di impiantare, ecco, dei denti fissi per vari motivi. Sì, a volte anche in zone estetiche, quindi quando l'osso è deficitario viene prelevato o in maniera autologa, quindi dal paziente stesso, spesso da un sito vicino, magari proprio dentro la bocca, un sito intraorale, oppure un prelievo un po' più complesso, extraorale, oppure possiamo creare degli innesti chirurgici con un osso preparato, un osso di sintesi, un osso di laboratorio, dove si può acquistare alla banca dell'osso, i dottori lo comprano là, oppure un osso bovino, ma sempre trattato ai raggi GX, insomma, sicuramente trattato, e viene fatto l'innesto di osso, di membrana, e poi quindi quando la qualità dell'osso è consona si può effettuare l'implantologia. Ovviamente l'implantologia non si può fare in tutti i pazienti, bisogna sempre recarsi a visita e a controllo per valutarne la possibilità. Abbiamo parlato, o meglio, prima ci ha accennato della chirurgia guidata. Ecco, che cos'è? In cosa consiste? Beh, prima, nei tempi, decenni fa, per fare alcuni interventi nel nostro organismo c'era bisogno di fare dei tagli enormi. Per esempio, il calcolo della cistifella, per toglierli c'era bisogno di un taglio chirurgico enorme. Adesso basta fare dei piccoli fori, studiare le radiografie del paziente e si tolgono i calcoli della cistifella. In bocca è la stessa cosa, molte volte non c'è bisogno di fare un taglio largo per inserire gli impianti, togliere i punti, cioè collare la gengiva e poi dare i punti. No, basta fare una piccola incisione tramite la chirurgia guidata e non c'è bisogno dopo di fare i punti, quindi il paziente ritorna alla sua vita normale di relazione abbastanza velocemente, sempre quando ci sono indicazioni, quindi studiare le condizioni cliniche, il paziente, le analisi del sangue, le analisi generali e la radiologia. Dopodiché si fa una piccola guida, per questo chirurgia guidata, e con questa chirurgia noi andiamo a inserire gli impianti senza dare poi dopo i punti, e allo stesso tempo, nella stessa giornata, entro 72 ore, possiamo mettere i denti fissi, che sia un dente fisso, siano 12 denti fissi di un'arcata oppure 24, tutte e due l'arcata. È un grandissimo risultato, ma richiede grandissima attenzione e rispetto del paziente nella sua integrità, quindi selezionare la cosiddetta selezione del paziente.